1201 volte, bene, ma quanto avranno speso? Agrigento 300.000 euro, qua hanno speso esattamente 656.000 euro, che è una cifra molto importante, perché sono 40 credo i consiglieri in comune. Allora è chiaro che questa cosa è molto strana, molto particolare, allora abbiamo voluto capirci un po' di più. È stata portata alla ribalta da un giornalista che si chiama Massimo Leotta, giornale La Sicilia, e il Movimento 5 Stelle con Stefano Zito ha fatto una vera e propria inchiesta. L'inchiesta del gettone, quanto ci costano? Noi andiamo a collegarci perché ovviamente i consiglieri comunali si sono arrabbiati e il collegamento con Siracusa, c'è Petra Calvina che sta dicendo qualcosa, la vedo in sottofrequenza, ai consiglieri. Possiamo aprire il collegamento che io vedo? Eccolo qua. Allora, buon pomeriggio a tutti. Ma mi sembrate un plotone d'esecuzione, sì, un po' di sorrisi, no? Voglio dire, Siracusa, siamo, la città. No Massimo, siamo schierati perché qui sono pronti per l'attacco. Qui vogliono chiarire, vogliono rispondere alle domande, vorrei, vogliono cercare di dire come stanno le cose. Intanto tranquillizziamo tutti perché oggi non ho libri in mano, solo libri quelli di Mario Giordano e Maria Latella, quindi siamo tranquilli, siamo sereni. Sono terrorizzati. Non butto via niente, eccolo qua, Pescegani e il potere delle donne, insomma, quindi siamo bene. Vi voglio far vedere una cosa però, per cercare di inquadrare la situazione, abbiamo mandato Claudio Antinoro in giro per Siracusa, ha sentito alcuni di voi, alcuni consiglieri comunali e anche la gente per strada. Cosa avrà detto la gente? Allora, giusto per essere chiari, andiamo subito a vedere lì cosa succede nella sala consigliare di Siracusa, perché voglio mostrare a tutti anche una micro indagine che abbiamo fatto noi, cioè abbiamo comparato una serie di città, due, una del centro, una del nord, ma potevamo metterne tante, ma ne abbiamo messe due per farvi capire. Stesso numero di abitanti più o meno, vediamo cosa succede. Allora, guardate attentamente. Bene, concludiamo questa fase abbastanza complessa, però tengo a precisare che abbiamo ereditato un percorso amministrativo che era in stand by da 8 mesi, allora ci siamo ritrovati a dover lavorare insistentemente su una serie di cose e ve l'elenco subito: il porto turistico, drammatico, le start-up, abbiamo rimesso in moto le go-bike, le piste ciclabili, abbiamo fatto i solarium, abbiamo avviato programmi di recupero fondi europei, vedi il Porre Energia, dei quali siamo risultati i primi, siamo affidatari di 7,5 milioni di euro, abbiamo rimosso un problema atavico, cioè le gare, i bandi dell'asilo nido, i bandi relativi all'igiene urbano, i bandi dell'acqua, cioè queste sono delle cose stagnanti che nella nostra città erano ormai diventate un mausoleo. Allora, aggiungo, e questo non è da poco, siamo stati detentori di un progetto formidabile, quello del progetto IBM, Smart City Challenge, e di questo abbiamo ereditato e abbiamo acquisito una serie di servizi che sono alla vista di tutti, le app che lei trova nei totem, è un altro risultato nostro, abbiamo messo in moto i bus navetta elettrici che erano in abbandono. Insomma, queste cose avrei preferito recuperarle nell'intervista con Giletti, ma confido nei media. Abbiamo voluto dimostrare stamattina che
volevamo rendere conto alla città del nostro lavoro, del lavoro che facciamo nelle commissioni consiliari e dentro il Consiglio Comunale per la città. Questa amministrazione, come è stato detto, sta lavorando e ha lavorato e ha prodotto degli atti importantissimi per la città che hanno giustificato il lavoro nelle commissioni. Devo dire anche che siamo disponibili a rivedere alcune cose che non ci convincono, sia della legge regionale, ma questo è compito della deputazione regionale, sappiamo che già lo stanno facendo, sia anche a livello di regolamento comunale, riorganizzare il nostro lavoro. Già era in corso fra i consiglieri comunali un lavoro di approfondimento, quindi da parte nostra non c'è nessuna difesa a un lavoro che è fine a se stesso. Noi siamo qui per servire la città. Ovviamente su questa indennità siamo disponibili anche a rivederlo, quindi nessun atteggiamento difensivo, però non vogliamo far passare alla città che dentro il Consiglio Comunale ci sono delle persone improduttive che sono qui solo per difendersi il gettone di presenza. Questo non lo accettiamo. Se ci sono errori siamo disponibili a correggerli.